Per celebrare la giornata mondiale dell'infanzia e i 30 anni dall'approvazione da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in Piazza Martiri a Teramo si è svolta la manifestazione I diritti in corso, iniziativa realizzata dall'UNICEF, dal Comune e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo. L'evento è stato inaugurato dalla sfilata di un corteo di bambini in rappresentanza delle scuole della città, arricchito per l'occasione con pannelli che illustrano i principali diritti della Convenzione. Trentennale della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un momento importante perché vede UNICEF impegnata in prima linea in tutta Italia e nel mondo a ricordare la Convenzione. La Convenzione è un momento fondamentale perché ha permesso nel mondo la modifica pensata di tante legislazioni, di tanti stati, proprio nel migliorare quello che è il rapporto con i bambini, dalla nutrizione al diritto alla vita, all'uguaglianza, a rispettare le minoranze, le diverse abilità, un momento importante che anche Teramo festeggia con una serie di eventi nella giornata appunto odierna del 20 novembre, in cui cominceremo un primo percorso I diritti in corso, appunto inaugureremo per il Corso San Giorgio, un momento in cui saranno presenti delle bandiere con un riassunto dei diritti principali dei ragazzi, cammineremo durante tutta la passeggiata per il corso, ci incontreremo all'ipogeo, un secondo momento ancora importante, è ora di dare spazio e voce ai bambini, parleranno loro di come percepiscono i diritti e la Convenzione, di come la percepiscono a scuola e in casa e quali loro future idee possono tornare davvero utili. Poi nel pomeriggio, intorno alle 18, grazie anche all'aiuto dei Vigili del Fuoco, illumineremo Go Blu, appunto il Duomo di Teramo, e nei prossimi giorni oltre 2500 passaporti dei diritti verranno consegnati a tutti i bambini delle elementari. C'è tanto ancora da fare, tanto si è fatto chiaramente in questi ultimi 30 anni, è chiaro che noi come istituzioni, c'era un aspetto che mi colpiva particolarmente che è quello dell'ascolto, dobbiamo sempre di più aprirci all'ascolto dei bambini e delle nuove generazioni, perché spesso ci danno un punto di vista completamente diverso rispetto a quello che abbiamo. Una giornata importante nella quale sono stati riaffermati i principi fondamentali che sono alla base della Convenzione e che danno la possibilità di difendere, promuovere e celebrare i diritti dei bambini, partecipando a dialoghi ed azioni che contribuiscono a favorire una più forte sensibilizzazione sulle tematiche.